Goku si trasforma in Super Saiyan e lo fa nel nuovissimo trailer di Dragon Ball Daima. Finalmente abbiamo un trailer doppiato. Per la prima volta all'interno del trailer sentiamo le voci dei personaggi. Vediamo un po' cosa scopriamo di nuovo. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a Dragon Ball Daima. Manca ormai poco più di un mese all'uscita di Dragon Ball Daima. L'11 ottobre la serie farà il suo debutto su Fuji TV. Il primo episodio avrà una durata speciale. Conterrà infatti 10 minuti aggiuntivi rispetto agli altri episodi. Yuichi Nakajima, che si occupa della programmazione di Fuji TV, rassicura i fan dicendo che tutti gli episodi di Dragon Ball Daima sono pronti per essere trasmessi. Dall'11 ottobre quindi si darà il via alla nuova serie. Torneremo a vedere settimanalmente un nuovo episodio di Dragon Ball. Quel giorno verrà rilasciato anche il videogioco Dragon Ball Sparking Zero. Sarà davvero una giornata grandiosa per i fan di Dragon Ball sparsi per il mondo. È un ottobre all'insegna di Dragon Ball. L'inizio del trailer di Daima ci presenta una nuova formula in namecciano. Sembra quella dell'evocazione di un nuovo drago, Dodorusie. Sarà davvero così? Il trailer conferma l'avventura di Goku nel mondo dei demoni. Assistiamo alla presentazione dei nuovi personaggi. Abbiamo Glorio e Pansy, che si uniranno a Goku e gli altri per aiutarli nell'avventura. Goma invece appare interessato alla ricerca delle sfere del drago. Questa nuova serie pone molto l'attenzione sul mondo delle divinità che Toriyama ha introdotto in Dragon Ball a partire dalla saga di Majin Buu. Con la saga di Majin Buu vengono introdotti Kaioshin. Nel trailer vediamo demoni e personaggi simili ai Kaioshin. Kaioshin stesso è coinvolto in modo diretto nell'avventura di Daima. E come sappiamo questa serie viene ambientata prima dell'inizio della serie Super. Quello che si intuisce dal trailer è che questa serie rappresenta un sequel diretto della saga di Majin Buu. Abbiamo Pansy, che ci viene presentata come Majin mascherato, e questo ci fa intendere che si parlerà dei Majin all'interno di questa storia. Abbiamo Geekdom inoltre, che ha spoilerato la presenza di due nuovi Majin all'interno di questa serie, uno che somiglia a Fat Buu e uno a Kid Buu. Ma questa è un'informazione da prendere con le pinze. E poi abbiamo Goma, che riguarda ciò che è successo durante la saga di Majin Buu, come se stesse prendendo spunto da quello che è successo per agire e attuare il suo piano. Ricordiamo infatti che durante la saga di Majin Buu è stato eliminato Darbola, il re del mondo demoniaco. E ora a quanto pare assistiamo alle conseguenze di questa scomparsa. Questo potrebbe essere uno dei motivi a spingere Goma. Nel mondo di Dragon Ball è sempre esistito il regno demoniaco, ma non è mai stato mostrato. Sappiamo che esiste un pianeta dei Kaioshin dove si trova l'albero del mondo, e da questo albero si originano dei frutti dai quali nascono gli Shingen. Gli Shingen nati dai frutti normali possono diventare Rekaio, mentre gli Shingen nati dai frutti dorati possono essere selezionati per diventare Kaioshin. Gli Shingen malvagi invece finiscono nel mondo demoniaco. Ecco, alcuni demoni che vedremo nella nuova serie potrebbero condividere le stesse origini degli dei, dei Kaioshin e anche dei Rekaio. Potrebbero infatti essere Shingen malvagi finiti nel mondo demoniaco. E questo spiega perché all'interno di questa serie viene coinvolto in maniera così attiva Kaioshin. La serie ci presenta, come dice Toriyama, degli scontri potenti, carini ma potenti. Come possiamo vedere dall'ultimo trailer, non mancherà la versione Super Saiyan. Infatti vediamo Goku trasformarsi anche nella sua versione mini. Probabilmente quindi lo farà anche Vegeta. Quest'ultimo è piccolo, a quanto pare avranno un ruolo centrale per tutta la serie. E voi ragazzi, cosa ne pensate di queste novità? Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima! Alla prossima ragazzi!